Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Una fotografia postata su Instagram da Ambrangiolini con il lungomare di Barletta travolto dai rifiuti e una denuncia che voleva comunicare l'indignazione per aver ridotto un posto meraviglioso in una discarica. La denuncia dell'attrice, che si trovava nel comune pugliese per il proprio tour teatrale, ha accelerato lo svolgimento dei lavori. Non è la prima volta che l'intervento di un personaggio pubblico o di una trasmissione televisiva sveglia, diciamo così, amministrazioni troppo dormienti. Cosa ne pensa di questo episodio? Appunto perché certe amministrazioni sono troppo dormienti. Ha fatto bene a farlo vedere, perché così meno si sbrigano a toglierlo. Ma non è la prima volta, è sempre successo. Pensi che viene a sapere, subito ripuliscono tutto. Come mai secondo lei? Perché basta solo farlo sapere, perché non voglio far brutta figura, perché ci tengono a far bella figura e non interessa che poi non ci sia niente di fatto, eccetera. L'importante è fare bella figura e vedere che è pulito per questa volta. Mi dispiace soltanto che debbano arrivare a certi punti per risistemare certe cose ambientali, ecco. Bisognerebbe farlo nonostante ci siano film da girare, perché comunque ne va del nostro futuro, il futuro dei nostri bimbi, l'ambiente, tutto ciò che riguarda, ecco, la nostra vita. Che secondo me le cose vengono messe in risalto solo se ci sono comunque i media, perché comunque il fatto che c'è immondizia sul lungomare, ma non solo quello di Barletta, su quasi tutti quelli dell'Italia, è una cosa che sanno tutti. Ma perché l'amministrazione solo in quel caso poi allora agisce? Perché comunque si sa che mettendo in mezzo delle persone famose la cosa va in risalto in tutta Italia, capisci? Allora prima di fare delle figure da becchi, allora fanno una cosa del genere. Se la cosa invece rimane nel comune, non viene presa meno in risalto, secondo me, è un mio pensiero naturalmente. Pensi che dopo la pubblicazione delle foto qualcuno ha minacciato l'attrice? Tra i followers c'è chi, preoccupandosi più del giudizio altrui, l'ha insultata e minacciata, accusandola di aver denigrato l'immagine di Barletta. Qualcun altro l'ha addirittura invitata ad andarsene via. Ma tu che ne sai di questa città? Tornatene da dove sei venuta, nella tua vita da ricconi, ridicola, tuona un altro utente. Cosa ne pensa di questi commenti? Sempre il commento micro locale, da microcefalo micro locale, a presente? Ecco. Hanno ragione oppure no? Secondo me no, secondo me sono delle persone menefreghiste, tutto qua, perché se non rispettano neanche il posto dove vivono, penso che non hanno rispetto per niente. Quindi che sia Ambrangiolini o poteva essere una persona qualunque, non erano comunque risposte da dare. Ridicoli coloro che le hanno risposto in quel modo.